Mentre prosegue la raccolta di firme online, fino ad ora sono state 166, è proseguito anche il taglio degli alberi soprastanti la sede dell'asilo Lido Marilena Faranda di via Cataparello a Patti. Ne sono stati tagliati 3 prima del fine settimana. Come è noto, Italia Nostra è stata la prima a segnalare la questione e a inviare una lettera al sindaco Mauro Aquino e al corpo forestale. Poi si è puntati sull'avvio sulla piattaforma change.org di una petizione per scongiurare il taglio dei pini a cura del coordinamento delle consulte territoriali pattesi. La vicenda è sempre d'attualità, ma se i pini verranno tagliati ancora, queste segnalazioni e la petizione saranno servite a ben poco. Quegli alberi sono stati piantati 35 anni fa con lo scopo preciso di creare un'oasi di verde, come appunto attualmente, e sono degli alberi importanti perché costituiscono una barriera allo smog, al rumore, e quindi forniscono aria pulita ai bambini che frequentano, gli insegnanti che frequentano l'asilo e tutti i residenti del luogo. Riteniamo quindi che sia un bene collettivo di cui la cittadinanza non può essere privata. L'amministrazione comunale, tra l'altro, non ha una perizia di un agronomo, che è fondamentale, in quanto solo l'agronomo può, una relazione, una perizia tecnica può dimostrare che gli alberi sono malati e che quindi vanno abbattuti, e vanno abbattuti solo se sono malati. Quindi se gli alberi sono sani non vanno tagliati, si devono trovare a nostro avviso delle soluzioni alternative che possano coesistere, cioè se ci sono dei danni dell'apparato radicale vanno trovate delle soluzioni alternative in modo tale che gli alberi possono continuare a rimanere. Questo quindi è il parere non solo nostro ma anche di tanti cittadini che in questo momento stanno firmando una petizione online lanciata dalle consulte territoriali proprio per mettere in evidenza il loro parere, la loro sensibilità. Questo dimostra appunto che è aumentata la sensibilità nei confronti della salvaguardia dell'ambiente, di cui l'amministrazione comunale dovrebbe tenere conto. Sollecitiamo inoltre l'amministrazione comunale a redigere al più presto un regolamento che preveda nuove aree verdi dove possono essere piantati numerosi alberi, proprio perché è importante, perché la città ne ha estremamente bisogno.